Rieccoci amici di granmichele.eu, nello speciale ancora una volta nelle vostre case attraverso questi schermi, sullo speciale attività amministrative 2016 che vedranno, come sempre detto e continuerò a dire, i cittadini granmichelesi chiamati a scegliere chi guiderà questa città per i prossimi anni. E continuiamo i nostri approfondimenti con una gradita visita da tanto tempo che non ci veniva a trovare. E non lo vedevamo in pubblico, scomparso un po'. E così abbiamo gradita e gentile presenza l'amico Pietro Palermo, ex presidente del Consiglio, candidato anche questa volta al Consiglio Comunale nella lista di Ideazione Io Centro Sviluppo insieme per Gran Michele a sostegno del candidato sindaco Francesco Specchiale. Buonasera e grazie di essere qui con Buonasera a noi. voi. Intanto ben trovato qui davanti agli schermi a parlare anche attraverso noi, a parlare alla città. Si sta per finire questa campagna elettorale, si sta per finire, pochi giorni, si cominciano a contare i giorni, pochissimi, fino ad arrivare a domenica quando si chiamerà a scegliere una nuova classe dirigenziale. Se siamo arrivati a questo punto, vuol dire che è successo qualcosa nell'ultimo anno che è culminata nel 18 dicembre, giorno della sfiducia a Salvatore Canzoniere. Ricordiamo, Pietro Palermo era uno dei sei non firmatari della mozione di sfiducia perché nella passata legislatura appoggiava la candidatura, ha appoggiato la legislatura di Salvatore Canzoniere anche da Presidente del Consiglio. Fino all'ultimo si è fatto il possibile affinché questa legislatura non terminasse. Allora, ripercorriamo velocemente quel periodo per arrivare al 18 e poi cerchiamo di capire cosa è successo dal 19 di dicembre fino ai giorni nostri. Allora, come si è arrivato a fare cadere un'amministrazione? In che cosa si è sbagliato? Si è sbagliato, forse perché la coalizione era molto eterogenea, questo è uno dei motivi principali, e quindi non ci sono state più le condizioni per avere una maggioranza in consiglio, e la maggioranza del consiglio ha ritenuto di sfiduciare un sindaco. Io ripeto, secondo me è stato un errore, però. Dopo il 18 dicembre si deve andare avanti, si deve pensare a dare un governo a questa città. Per dare un governo a questa città si è fatto un progetto, una coalizione di giovani, di persone esperienti come me, di un sindaco, un tecnico. In quanto riteniamo che in questo momento storico di Gran Michele c'è bisogno veramente di una coalizione che abbia i numeri in consiglio per governare. Ricordo a tutti noi che ancora oggi lo Stato e la Regione si continua a parlare di riduzione dei trasferimenti. Quindi ci siamo seduti ad un tavolo e abbiamo cercato di iniziare a pensare come dire, a un progetto politico riformista che riguarda le forze che sostengono Francesco, attorno a Francesco Specchiale, che sostengono Francesco Specchiale, un progetto al quale c'è stata l'adesione di 5 liste civiche. 5 liste dove ci sono diverse personalità, diversi amministratori, gente nuova, gente che si vuole spendere, e quindi siamo oggi, a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a chiedere un sostegno. Io lo chiedo alla lista Ideazione Io Centro insieme per Gran Michele e al candidato sindaco Specchiato. Quindi la gestione commissariale. Spero finirà presto perché la città ha bisogno di un governo autorevole, di una maggioranza forte, perché chi pensa che andiamo a trovare o a governare il paradiso non è così, ci saranno scelte importanti da fare e quindi auspichiamo che vinca Francesco Specchiale con la nostra coalizione. Io sarò un pochettino, a differenza delle altre interviste che ho fatto agli altri consiglieri,
A te personalmente, chi hai un po' vissuto, chi hai vissuto l'ultima legislatura, ti farò un pochettino delle domande più particolari. Prima di parlare di bilancio, che in questi giorni se ne sta parlando tanto e anche troppo, dicendo cose che possono avere e anche che non sono false. Io però prima voglio un po' entrare un po' sul personale. Dal giorno dopo della sfiducia, giustamente, già dal 19 dicembre si era di nuovo in campagna elettorale. Cos'è che non ti ha fatto credere più nel progetto del vostro candidato sindaco fino al giorno prima di Salvatore Canzoniere? Perché ti dico questo. Sì, o meglio, la piazza, perché noi ci riferiamo sempre alla piazza, la voce della piazza. Ti dava una continuità di quel progetto, vedendoti anche un eventuale protagonista in prima persona del rinnovamento di Gran Michele, anche in una probabile futura candidatura da primo cittadino. Cos'è successo che non è potuto andare avanti? O se è stata solo una voce di popolo, per poi invece schierarti e credere in un progetto che fino al giorno prima era contro l'ex amministrazione sfiduciata. Allora, sostanzialmente io non ho mai proposto la mia candidatura a sindaco. Ho cercato di fare delle interlocuzioni con tutti per vedere di costruire un progetto senza parlare di candidatura a sindaco, con tutti. E questa cosa non è stata possibile, non ci sono state le condizioni politiche. E poi io sono stato abituato che non devi essere mai tu a proporti sindaco a fare. Non ci sono state condizioni perché io uscivo da una sfiducia e quindi ripeto, il progetto su un'eventuale mia candidatura non c'è mai stato, non ci sono state mai le condizioni, quindi non è, ma io non ci ho creduto nemmeno io perché siamo in una fase, diciamo la fase della sfiducia è una fase che ti segna anche personalmente, quindi bisogna stare con i piedi a terra e cercare invece di fare la sintesi per dare un progetto e un governo a questa città. Non è un problema di, come dire, di maglietta o di spilletta che uno dice il sindaco sono io. Non è così. Bisogna dare, secondo me, alla città un governo e una prospettiva importante che riguarda il futuro della nostra città. Andiamo un po' sui punti che ti dicevo prima. In questi giorni tu l'hai vissuta in prima persona anche come Presidente del Consiglio, quindi gli atti, molti atti sono passati anche dalle tue mani quando venivano poi riportati al Consiglio Comunale. In questi giorni si sta parlando di bilancio dell'ente. Si è molto attaccata, abbiamo avuto anche qui ospite nei giorni scorsi l'ex ragioniere, la dottoressa Ragnolo. È stata attaccata a diversi fronti perché prima accusata di essere andata via, poi è venuta qui a spiegarci anche in un comizio che è stata richiamata, non gli è stato più concesso di continuare la sua permanenza a Gran Michele. Questo bilancio favore è positivo, negativo, in cassa, in attivo, in passivo. Qualcuno porta l'ipotesi, l'idea, la notizia di un bilancio in rosso in questo momento. Quindi anche una possibilità di problemi, di difficoltà per la cittadinanza granmichelese. Tu quando hai lasciato questa amministrazione, il bilancio, che situazione era? E sicuramente saprai anche ora in che situazione, perché penso che sarai informato anche sulla situazione. Certamente, ti ricordo che sottoscritto a una continuità, diciamo, istituzionale che dura forse da più di 20 anni. Allora, innanzitutto il bilancio di previsione del Comune di Gran Michele è stato approvato qualche giorno prima della mozione di sfiducia, forse all'unanimità. Il 15 di dicembre. È stato approvato forse all'unanimità. O quasi all'unanimità, ma parliamo di bilanci di previsione. E io non conosco cosa abbia dichiarato la dottoressa Raniolo, che saluto, faccio un in bocca al lupo per la sua, come dire, per la sua
per la sua nomina Nomina assessoriale. assessoriale. Io la vedo molto come tecnico, come si è fatta l'esperienza a Gran Michele di dirigente dei servizi di bilancio, eccetera. Però che in quei 2 anni e mezzo non si sia fatta un'azione di risanamento, non c'è dubbio che è stata fatta. È stata fatta perché ci sono state delle leggi superiori che hanno imposto, per esempio, il riaccertamento dei residui. Il riaccertamento dei residui nei bilanci precedenti non era obbligatorio. Con il bilancio del 2015 di previsione, prima si doveva fare il riaccertamento del residuo. Questo riaccertamento del residuo ha prodotto un disavanzo che viene, come dire, viene poi messo nei bilanci con una decisione dei consigli comunali con una rateizzazione di 30 anni, che è stata fatta una delibera che si poteva fare in 20 anni o in 30 anni il risanamento di questo riaccertamento del residuo. Posso assicurare che il Comune del Gran Michele non è al dissesto, assolutamente, perché sono state fatte delle azioni di risanamento, però la situazione è che, ma non c'è niente da nascondere, quasi tutti i comuni, come dire, nel comprensorio del Calatino sono quasi tutti al dissesto, però i prossimi e i futuri bilanci hanno da fare dei sacrifici che tengono conto dei mutui per la liquidità fatti dei 3 milioni dei 3 milioni di euro del riaccertamento del residuo, eccetera. Io non utilizzerei, parliamoci chiaro, la parola falsati. Non è così. Siamo in campagna elettorale, i toni si stanno, come dire, un po' alzando. Invito tutti a pensare al bene comune e a non andare sopra le righe perché la città non lo capisce, anche perché i tempi sono difficili per tutti. Io non lo utilizzo il termine falsato perché il bilancio voi mi insegnate che viene prima visionato dal revisore dei conti che si assume la responsabilità e dà il parere e poi dalla Corte dei Conti. Quindi la Corte dei Conti non ha mai parlato di dati falsati, anzi ha invitato a fare delle misure correttive che correttamente l'amministrazione uscente e il Consiglio Comunale ha imposto da fare quello che non si riesce a incassare, non si riescono a incassare i tributi, sono state fatte delle azioni da parte delle amministrazioni. E quindi il termine falsato è un termine da campagna elettorale. È normale che sì, in campagna elettorale ne stiamo assistendo di tutti i tipi di, come dire, di parole, di frasi, di cose, ma è fisiologico nella campagna elettorale. Però io mi sento di rassicurare non non i consiglieri che hanno approvato, ma la cittadinanza. Il Comune di Gran Michele ha un bilancio che avrà dei sacrifici da fare, però non siamo al collasso. Quali sono all'interno del programma della vostra coalizione quei punti proprio che riguardano il bilancio, anche attraverso il recupero delle somme, delle cose, dei servizi alla cittadinanza? Ultimo, la città in questo periodo si trova sotto con i servizi idrici, ma alcune difficoltà anche nel censimento che si è avuto ultimamente di tutte le utenze idriche. Come intendete nel vostro programma riacquisire un po' il controllo sia delle utenze, essere censiti, tutte, e come procedere ad un recupero affinché tutti paghino per poi pagare tutti meno? Ci vuole una sana amministrazione in continuità con quello che gli uffici stanno operando, nel senso di invitare i cittadini a denunciarsi se hanno delle utenze che non sono registrate. Poi è semplice fare il controllo incrociato con il ruolo della spazzatura, che già è stato fatto e all'inizio provocò un po' di caos, ma era fisiologico, quindi già il ruolo dell'acqua è a buon punto. Bisogna invece cercare di riscuotere il più possibile, sia per quanto riguarda
il servizio della spazzatura, sia per quanto riguarda l'acqua, sia per quanto riguarda i tributi locali, pubblicità, ICI. La scommessa è quella. Stiamo pensando anche al baratto amministrativo, nel senso che io penso che si debba fare per fasce di reddito il baratto amministrativo, cioè non possono aderire tutti. Chi veramente, faccio l'esempio, il pensionato a 250 euro al mese, o con una pensione minima che ha difficoltà a pagare le tasse, secondo me si può fare col baratto amministrativo una convenzione per cercare di fare dei lavoretti che siano Socialmente utile. utili, che siano il verde, guardiania, cimitero, eccetera, eccetera, che siano, come dire, che aiutano l'amministrazione a non spendere troppo per i servizi. Quindi queste sono delle cose che il sindaco, abbiamo detto anche nelle conferenze, ha fatto proprio il candidato sindaco Specchiari, e cercheremo di migliorare ulteriormente le politiche di bilancio. Tu Pietro, come ora correrai per candidato al Consiglio Comunale, secondo te qual è la primissima priorità che il giorno quando l'ufficialità del candidato sindaco, ricordiamo, non è che per quando viene eletto il 5, già il 6 possono, ci vuole l'attesa della nomina dell'ufficialità, ma il primissimo atto su cui tu punterai che bisogna mettere proprio in atto a Gran Michele, la cosa su cui andare a colpire immediatamente qual è? Allora, uno dei primi atti è quello di cercare di rendere più pulita, decorosa la nostra città, perché è all'occhio di tutti che anche l'assenza della politica fa questo. Basta vedere la villetta di San Giuseppe, che le aiuole sono deteriorate, quindi bisogna dare, secondo me, un'immagine che merita questa città pulita, ordinata. Fortunatamente pare che come dire, la vicenda della raccolta dei rifiuti è andata a buon fine la gara unica, e quindi c'è una pianificazione, programmazione anche sulla raccolta differenziata che finalmente si può fare. Secondo me dobbiamo fare degli atti semplici e dobbiamo puntare sullo sviluppo economico, aumentare i lotti artigianali perché c'è una richiesta. Lavorare per il recupero del centro storico, dare per esempio una cosa che faremo in consiglio comunale noi come consiglieri di Azione Io Centro: presenteremo una mozione per ridare, come dire, per dare il segnale che questa città è governata. Vicino all'abbeveratoio di Contrada Bisamore c'è una cabina Enel mai utilizzata. Cioè, il fine che era stato utilizzato per potenziare l'elettrodotto di quella zona Non è messo non è da. stata. Faremo una mozione di indirizzo per fare l'ordinanza di demolizione e smontaggio di quella cosa. Perché intanto l'abbeveratoio di Contrada Bisamore fa parte della storia dei nostri cittadini, però è un pugno nello stomaco se voi ci fate caso. Andateci a guardare quella cabina che è senza infissi, abbandonata accanto questo è uno dei tanti esempi che dobbiamo fare. Dobbiamo dare veramente una mano ai cittadini per rendere questa città quello che merita, la città ideale. È più sicura, anche È più sicuro. perché i cittadini sanno benissimo la situazione un po' attuale in questo periodo di mancanza di amministrazione. Misteriosamente notiamo delle strane attività tipo i semafori a Gran Michele ne funziona il 10%, Lo so, infatti, dove ci sono più semafori, perché in alcune piazzette capaci sono in manutenzione, ma non ci sono, cosa che negli ultimi giorni incidenti nelle piazzette. E questo sicuramente non era il programma originale, anche dal sistema di videosorveglianza. Bisogna andare a vedere realmente il funzionamento per una efficienza di questo del funzionamento. Ritorniamo un po' sul programma. Abbiamo parlato, qual è il primo obiettivo che vorresti portare, che vorreste portare anche come lista Ideazione Io Centro insieme per Gran Michele? Invece, qual è l'errore che Gran Michele non dovrà fare più, anche rispecchiando gli ultimi 3 anni di amministrazione, l'errore che Gran Michele non dovrebbe rifare più?
se è stato fatto. L'errore, io penso che ci voglia una squadra coesa, compatta, di persone che hanno l'esperienza nel settore delle deleghe che verranno assegnate dal sindaco, una squadra preparata e che ami questa città. L'ami veramente, si occupa della pubblica amministrazione con amore. Molti dicono che avere un sindaco con 5 liste alle spalle possa essere un deterrente per creare poi litigi e guerre all'interno e andare a finire come è finita con l'amministrazione canzoniere. Invece voi state puntando che avere 5 liste significa avere anche tanti punti di forza, tante persone capaci con tanta esperienza. Qual è il tuo personale ragionamento sull'avere 5 liste a differenza di chi presenta una sola lista, dicendo che avere tante liste è solo confusionario? No, tanto noi abbiamo sottoscritto le cinque componenti, la coalizione, abbiamo sottoscritto un accordo dove vengono fissati tutti i paletti, tutti, in modo da non creare equivoci. E poi io sostengo che all'interno della nostra coalizione ci sono le intelligenze, le esperienze, le capacità. E anche una cosa importante è l'esperienza a sapere governare anche nei momenti difficili, che questa è una cosa importante. Un'ultima battuta, no, vabbè, no, già l'abbiamo fatta all'inizio perché non vi siete ricandidati, vabbè, quello l'abbiamo fatto. Allora, facciamo una cosa, se, non hai una, se vuoi aggiungere qualcos'altro possiamo andare alla chiusura rivolgendoti alla città con un invito finale, qualcos'altro da aggiungere che vuoi che la città sia informata prima di andare al voto? No, c'è qualcuno che fa campagna elettorale dicendo che noi l'indomani si ritorna al vecchio regime di gestione dell'acqua. Non è così assolutamente. È stato detto ieri anche pubblicamente in piazza in un comizio. Noi cercheremo di migliorare il servizio idrico che c'è attualmente, perché ci sono sempre delle difficoltà, ma lo cercheremo di migliorare. E quindi rassicuro gli elettori, i cittadini, che non ci saranno passi indietro. Per quanto riguarda l'appello. Allora, facciamo così, io ti devo dire la frasetta magica, che è l'invito che faccio. Allora, anche per te, andiamo un po' a chiudere, ti lascio la telecamera, rivolgiti ai cittadini, ai 7.000 e qualcosa votanti che andranno a votare il prossimo 5 giugno, rivolgiti alla città dicendo loro, spiegando loro perché dare fiducia, perché credere nel progetto, ambizioso progetto di Francesco Specchiale come candidato sindaco e perché dare fiducia alla vostra lista e nelle vostre persone quali rappresentanti dei cittadini all'interno del Consiglio Comunale. Puoi parlare alla città. No, io invito i grammicheresi a votare per Francesco Specchiato, in quanto è una persona che si occupa da sempre e lo fa per mestiere di pubblica amministrazione, è una persona nuova, che ha delle idee chiare per quanto riguarda l'attività politica amministrativa dei prossimi anni, quindi faccio un appello veramente ai cittadini di votare per Specchiale e di votare per la coalizione e di votare per farci raggiungere il premio di maggioranza. Significa di votare per le cinque liste in modo compatto, in modo che il sindaco eletto l'indomani ci sia un risultato superiore al 40% e avrà la maggioranza, quindi il premio di maggioranza. Per quanto riguarda il voto alla nostra lista, penso che nella nostra lista c'è una miscela importante, l'esperienza, l'entusiasmo dei giovani e la disponibilità verso i cittadini sempre, o siamo eletti o non siamo eletti. Quindi votate per il sindaco, per la lista Ideazione Io Centro insieme a Programmi Care. Benissimo, Pietro, noi sicuramente ti rivedremo, se non abbiamo un po' capito male, ti rivedremo alla chiusura della campagna elettorale. Sarai anche tu sul palco, potresti essere anche tu anche per rivederti e sentire un po' la tua voce, anche che stasera abbiamo avuto la possibilità e ci hai dato tu la possibilità di averti qui con noi e parlare
attraverso le nostre telecamere alla città. Pietro, noi ti ringraziamo. Ricordo Pietro Palermo, candidato consigliere comunale nella lista Ideazioni Io Centro, insieme per Gran Michela, a sostegno di Francesco Specchiale, sindaco, insieme ad altre quattro liste, tutte e cinque a sostegno di Francesco Specchiale. Ringrazio te per essere stato qui con noi. Non ringrazio voi per la professionalità e la disponibilità. Per Fino a quando ce ne darete la possibilità, saremo noi al vostro me non ci servizio. sono problemi. Noi siamo al servizio vostro e siamo al servizio di tutti gli amici che da dietro lo schermo, davanti a un cellulare, dovunque ci guardano e ci danno la loro fiducia e ci concedono quei 10-15 minuti al giorno per vedere cosa diciamo. Cioè, un po' di fiducia c'è, in questo periodo lo stiamo riscontrando. Ringrazio Pietro Palermo per essere stato qui con noi, ripeto, ancora una volta candidato al Consiglio Comunale a sostegno di Francesco Specchiare nella lista Ideazioni Io Centro insieme per Gran Michele. Ringrazio Pietro e ringrazio ancora tutti voi e vi do appuntamento alla nuova finestra sulle attività amministrative 2016 a Gran Michele. Buona serata e grazie.